sulla pedana della Milli Arena ed è la seconda medaglia d'oro. Bene, due finali centrate perfettamente, quindi due su tre. Quarta al praticamente hanno fatto salire le scale a Sofia, sì, per poi fargli, poteva rimanere lì su, almeno sul primo gradino, fare un po' di movimento. E va bene, Vedeneva, la slovena di origine russa che ha vinto una medaglia di bronzo. Boriana Kalein, che nonostante il ricorso ha visto sia aumentare il punteggio, ma non tale da andare a insidiare Sofia Raffaeli. Ancora Sofia Raffaeli, che questa volta sorride un po' più apertamente, sì, Daniela. Un bellissimo sorriso, finalmente. Sofia Raffaeli, atleta delle Fiamme Oro, che ha davvero incendiato la Milli Arena con le sue esecuzioni, con le sue prove. Io ringrazio per il commento tecnico puntuale e anche paziente di Daniela Masseroni, ex grande azzurra,
ma un atleta non cessa mai di essere tale. Per le interviste e le riprese Andrea Carosi, per l'edizione Marco Palozzo, preziosi collaboratori in questa avventura a Baku, Federico Calabrò, ufficio stampa della Federginnastica. E adesso l'appuntamento è al Mondiale di Valencia. Grazie Andrea e ancora complimenti alle nostre italiane, a Sofia e a tutte le ginnaste che hanno gareggiato in questo europeo. Linea Roma.